Ci sono momenti della vita politica in cui vanno ammainate le bandiere di parte e va issata quella nazionale. Oggi è uno di quei momenti. Deve essere chiaro a tutti qui che oggi chi non conferma la fiducia a questo governo deve dire al Paese che è disposto a rinunciare ai 13 miliardi del decreto sociale di luglio, che è disposto a rinunciare alla terza tranche dei 22 miliardi del PNRR, ai provvedimenti urgenti da varare per contenere i costi delle bollette, a proteggere lavoratori e famiglie dall'inflazione, a sostenere le imprese in questa difficile fase di crisi, ad approvare i decreti necessari per concludere quelle riforme che abbiamo fatto insieme, che servono per attuare il PNRR, a varare anche una nuova manovra di bilancio. La posta in gioco, io spero sia chiara a tutti, è questa. In quest'aula è davvero chiara. Noi del Partito Democratico abbiamo ben chiara che questa è la posta in gioco e che quindi a pagare sarà il Paese.